Sono rimaste domande? Sentiamo. Aiosa, Alice. Al compito. E chi accetta questa predestinazione pensiamo ai grandi santi, probabilmente forse fanno una fortuna diventa greca, avranno anche nel di là una fortuna più grande, una posizione, perché avranno tutti costamente comunque vengono sempre posti in una situazione di rilievo rispetto agli altri. Quindi questo li pone comunque. Ho capito, prendiamo il Vangelo che avremo domenica prossima. Li favorisce. Qualcuno ottiene questo anche per il compito che deve svolgere, avere più forza. Comunque, teniamo il dito lì, andiamo a Matteo 11 e sarà il Vangelo che troveremo domenica. Si parla di Giovanni Battista. Accento d'ascolto? Avete fatto accento d'ascolto? Versetto 11, capitolo 11, versetto 11. Gesù sta commentando la figura del Battista. È un elogio meraviglioso quello che fa Gesù del Battista. E a un certo punto, nel versetto 11, Gesù dice: anzi, vi assicuro che tra gli uomini, tra i nati di donna, nessuno è mai stato più grande di Giovanni il Battezzatore. Quindi, pensa che compito ha avuto, il più grande tra tutti i nati di donna. Eppure, il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Perché la grandiosità del compito che ha avuto e tutte le grazie che Dio gli ha dato per poter svolgere quel compito non riguardano la sua santità personale, ma il servizio che doveva svolgere. Per quel che riguarda la sua persona, lui stesso ha dovuto accettare di convertirsi a Cristo, di fare il suo atto di fede reale. La grandiosità del compito non rende una persona più grande davanti a Dio, gli dà semmai più responsabilità. È il ribaltamento, così è vista nella parola di Dio, quel problema. L'essere cristiani in un mondo di non cristiani non è avere dei privilegi o avere delle garanzie, è avere un compito, accettare di avere un compito, essere segno. Poi se tu rispondi a quel segno, naturalmente quello ti aiuta a vivere. Ma l'essere segno non è garanzia di niente. Esatto, e quello va a suo vantaggio. Solo che dopo... Esatto, ma il Battista va in crisi, dice il Vangelo, quando capisce che quel Gesù che lui ha indicato come il Messia non fa quello che lui si immaginava che avrebbe dovuto fare. Anzi, fa il contrario. È lì che va in crisi, allora lui che è in galera manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù. Ma insomma, quando il Battista ti ha riconosciuto, l'ha azzeccata o si è sbagliato? Se te... O che aspettavamo un hotel? Perché tutti i segni che lui ha visto in quel momento indicavano Gesù. Ma poi Gesù si comporta in modo che non corrisponde per niente alle sue aspettative, alle sue idee sul Messia. Che si era fatto un'altra idea. Ma si era fatto sulla parola di Dio. Sì, però. È bella la parola di Dio che non ti dà mai un'indicazione sola. Tra le tre o quattro, poi dopo il culto tira fuori. Non ti rimanessimo lei che c'è. Ma no, se serve qualcun altro. Ma che lo Spirito Santo comunque che il vento ha lasciato lavorare questo lì. Non so se ho risposto a... Quanto alla predestinazione, tu sai che noi con la parola predestinazione possiamo intendere due cose. Prima, il tuo destino finale è già deciso. Secondo, tu sei chiamato a essere o fare qualcosa, che però rimane libero, affidato alla tua libertà. La predestinazione nel primo concetto, cioè che tu faccia o non faccia, decida o non decida, scelga o non scelga, tu sei già destinato a, e il tuo destino è già scritto, destino finale, né? Salvezza o dannazione, questa è una delle eresie che nel 2000 anni di cristianesimo è rispuntata fuori parecchie volte e la Chiesa l'ha sempre condannata in pieno, perché verrebbe proprio a togliere ogni senso anche alla morte di Cristo. Scusa, che senso ha? Accettare di farsi ammazzare per aiutare qualcuno che non può decidere niente di quello che vuol fare.
Proprio la croce di Cristo dice che nonostante tutti i condizionamenti nei quali noi siamo immersi, rimane pur sempre nel profondo del cuore quel tanto di libertà, quel minimo di libertà che ci permette di decidere noi quel che vogliamo. Altrimenti non avrebbe senso la Pasqua di Gesù. Su questo è importante essere tutti d'accordo. Quanto al resto, cioè che uno sia predestinato, che Dio lo chiami da sempre, lo abbia scelto da sempre per svolgere un compito o per essere segno, eccetera, eccetera, beh, questo è pacifico. Ma questo riguarda tutti per sé. Efesini 1, signori. Efesini 1. È il grande inno a Cristo. Efesini capitolo 1, versetto 4. È il grande inno sulla storia della salvezza, praticamente. Una lettura teologica della storia e del senso della storia. Benedetto sia Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito. Prima della creazione del mondo, quindi c'è proprio un progetto originario, Dio ci ha scelti per mezzo di Cristo per renderci santi e senza difetti. Quel senza difetti è predestinati. Ci ha scelti, vuol dire ci ha predestinati a essere. C'è per tutti una predestinazione alla salvezza, ma non è la determinazione, diciamo, infallibile del destino finale. È una possibilità che è messa in mano a tutti, dice. Predestinati da sempre a essere, attraverso Cristo, con Lui, santi e immacolati davanti a Dio. Dipende poi da noi accogliere o rifiutare. Quindi questa predestinazione, sia a svolgere un compito, sia a essere salvi, ecco, c'è questa, che è per tutti. Però non è la predestinazione nel senso che è garantita comunque, al di là delle tue risposte. Tu sei predestinato nel senso che anche per te c'è questa possibilità. La accetti, la accogli, la vivi, entri. La rifiuti, beh, allora. In questo senso, siamo tutti predestinati.